Non è nemmeno uscita la quarta stagione e già si parla di una quinta, o perlomeno si pensa per un'altra stagione. A pensare questa cosa non sono i fan, bensì Itziar Retsuno, che nella serie interpreta l'ex ispettore Murillo, che si è unita alla banda sotto il nome di Lisbona. Iniziamo! Ragazzi, però prima di iniziare voglio ringraziare tutti. Vi voglio ringraziare per il traguardo raggiunto, quello dei 15.000 iscritti. Non mi sarei mai aspettato di arrivare a questo enorme traguardo. State attivi sul canale che fra qualche giorno ci sarà lo speciale. Ma ora continuiamo a parlare della Casa di Carta. L'attrice svela che per quello che stanno registrando in questo momento per la quarta stagione, che uscirà a dicembre di quest'anno, potrebbe esserci una possibilità di fare una quinta stagione. Questo cosa vuol dire? Che forse la quarta stagione finirà con un continua? Io spero veramente di no, anche perché credo ci vorranno più di 5 mesi per pubblicare la quinta stagione. Itziar per ora dice che la quarta stagione sta buttando le basi per una prossima quinta. Non immagino però come si possa svolgere questa quinta. Cosa potrebbero fare per far apprezzare anche questa stagione? Se avete qualche idea, anche se non abbiamo ancora visto nemmeno la quarta, scrivetela nei commenti. Magari scrivete anche quello che potrà succedere nella quarta stagione. In questo momento non so se essere felice o triste per questo annuncio fatto da Itziar, perché la serie mi piace veramente tanto, e arrivare magari anche alla quinta stagione, o la sesta, perché sapete come funziona la Casa di Carta, sarebbe veramente bello, ma non so se poi in qualche modo riusciranno a rovinare la serie con molte stagioni. La terza, anche se a me è piaciuta molto, per alcuni, veramente pochi, è stata un flop. In ogni caso, la terza la dobbiamo finire ancora con la quarta, che secondo il mio pensiero sarà veramente fantastica. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se secondo voi una quinta stagione potrebbe essere bella. Inoltre, fatemi sapere nei commenti cosa potrebbe succedere secondo voi nella quarta stagione. Io già ve l'ho fatto sapere con il video delle teorie. Perché il video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete con i vostri contatti, ma soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i video che usciranno in futuro. Seguitemi su Instagram, trovate entrambi i miei due profili giù nella descrizione, assieme ai link di altri video che vi potrebbero interessare e all'email per inviarmi teorie, disegni e tanto altro. In descrizione trovate il link del video delle teorie. E niente, io sono il pensiero di Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre sul mio canale. Andri passa e chiude. Ciao!